grazie di essere qui con noi per condividere questo momento importante per la nostra associazione. Ringrazio di cuore l'autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza per aver permesso che questo evento si svolgesse in questa sede, che ha un significato particolare perché questo è il luogo dei diritti dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze. E oggi siamo qui ancora una volta tutti insieme per ribadire il loro diritto di vivere una vita senza violenza. I bambini e i ragazzi, testimoni di violenza sulle madri, rappresentano una realtà dolorosa, sempre più numerosa nel nostro paese, ma ancora purtroppo sottovalutata e minimizzata. Sono i figli e le figlie che insieme alle proprie madri vivono la violenza domestica, che sperimentano direttamente la violenza di genere e portano nella loro esistenza ferite spesso indelebili, che possono, come sappiamo, condizionare pesantemente le loro traiettorie esistenziali. Sono bambini e ragazzi che provano paura, angoscia, dolore, confusione, senso di colpa per non riuscire a difendere la loro madre, ma anche rabbia e frustrazione, e apprendono, e questo è un rischio molto alto, loro malgrado, modelli di relazione violente, di sopraffazione e di potere. Sono vittime di maltrattamento psicologico, ma possono diventare anche vittime di forme dirette di maltrattamento, maltrattamento fisico, abuso sessuale e in alcuni momenti, come ci dimostrano i casi la cronaca, nelle fasi di separazione questo rischio diventa alto e diventano anche vittime di violenza economica e di stalking. La violenza assistita rappresenta la seconda forma di maltrattamento sull'infanzia nel nostro paese. Nella ricerca epidemiologica che come associazione abbiamo fatto nel 2015 abbiamo visto che su 100.000 bambini vittime di maltrattamento accertato, quindi seguiti dai servizi sociali italiani, il 19% sono bambini e ragazzi che hanno vissuto questa esperienza. Quindi questo significa che un bambino su 5 è vittima di violenza assistita. Però purtroppo, e questo è un problema annoso, non abbiamo dei dati certi, non c'è un monitoraggio e quindi abbiamo delle stime e questi numeri sono sicuramente sottovalutati e sottostimati, perché da una delle ricerche Istat emerge che tra le donne italiane che hanno denunciato violenze ripetute subite dai partner, il 65% ha dichiarato di avere figli, quindi figli che hanno assistito a uno o più episodi, quindi i numeri sono sicuramente molto più alti. Voi sapete che il tema della violenza assistita è un tema caro alla nostra associazione, che l'ho portato all'attenzione per la prima volta in Italia nel quarto congresso CISMAI a Firenze nel 2003, dove è stata presentata per la prima volta la definizione, quindi una connotazione e finalmente il riconoscimento come forma di maltrattamento primario all'infanzia. Nel 2005 poi la nostra associazione ha prodotto le prime linee guida per gli operatori nel documento sui requisiti minimi appunto per gli interventi a favore delle vittime di violenza sulle madri. Questo primo documento è stato il frutto di un lungo lavoro che è iniziato nel 1999, proprio un lungo lavoro di riflessione, di confronto fra i nostri centri, e quindi è scaturito dalla sinergia dell'esperienza delle persone, degli operatori che lavoravano direttamente con le sofferenze e i traumi delle madri, ma anche dei bambini e dei ragazzi. Linee guida innovative che allora, diciamo, focalizzavano l'attenzione su una
realtà ancora sconosciuta nel nostro paese, cioè non presa in considerazione, e sottolineavano già la necessità assoluta di interventi tempestivi adeguati non solo sulle madri ma anche sui bambini, quindi riconoscendo la loro sofferenza e le conseguenze traumatiche. Sicuramente dal 2003 ad oggi sono cambiate molte cose. C'è una maggiore attenzione a questa forma di violenza, se ne parla in diversi convegni, ci sono stati studi, è anche più adeguata la capacità degli operatori di riconoscerla, ma ancora evidentemente non è sufficiente, perché ancora moltissimi bambini e ragazzi non vengono intercettati precocemente e non vengono aiutati ad affrontare le conseguenze a volte gravi e croniche che spesso accompagnano l'essere stato testimone di violenza. Viene da dire che il trauma che è connesso a questa forma di vittimizzazione è ancora molto minimizzato e sottovalutato nelle sue conseguenze e spesso anche gli stessi operatori faticano a riconoscerlo. Sono ancora molte le resistenze culturali che sono connesse alla violenza domestica e alla violenza di genere, che sono alla base di queste esperienze di maltrattamento sui figli. La non sempre corretta lettura della differenza fra le dinamiche conflittuali e le dinamiche di violenza, la stessa natura del maltrattamento psicologico, tutto quello sicuramente ne rende faticosa la rilevazione. Perché una revisione di queste linee guida che, come dicevo, hanno ancora una loro validità nella proposizione degli interventi? Voi sapete che il CISMAI, dalla sua fondazione, attraverso l'opera delle commissioni scientifiche, ha il compito di offrire agli operatori dei contributi innovativi per mettere in atto proprio degli interventi a livello operativo che siano sempre più adeguati ma anche come dire, in linea con il panorama culturale e legislativo. Le linee guida hanno avuto ed hanno una validità, ma si è reso necessario si è resa necessaria la necessità di rivederle alla luce del contesto attuale e prima di tutto in particolare tenendo conto quelle che sono state le acquisizioni importanti della Convenzione cosiddetta di Istanbul, che ha fornito un contesto di lettura fondamentale sul fenomeno della violenza sulle donne e ha dato il giusto rilievo alla necessità e ai diritti di protezione e di cura dei bambini e dei ragazzi testimoni di violenza. Quindi le linee guida del 2017 rispondono anche a dei temi attuali che purtroppo ampliano il panorama delle vittime di violenza assistita e prendono in considerazione quella realtà drammatica che in questi ultimi anni si è acuita, che è quella del femminicidio, con conseguenze gravissime sui figli che assistono spesso alla morte della madre per opera del padre. In Italia sono circa 1600 i cosiddetti orfani speciali e la situazione di queste situazioni richiede da parte degli operatori una preparazione e un'esperienza adeguate, mirate, perché la specificità delle problematiche dell'elaborazione del lutto che è necessaria sono assolutamente particolari. Che cosa risottolinea di nuovo il documento? Alcuni aspetti che sono stati e sono tuttora disattesi nella presa in carico delle vittime di violenza assistita. Affrontano un concetto più ampio di protezione, quindi che non si limita e non si deve limitare solo all'interruzione della violenza, che evidentemente è un aspetto prioritario, ineludibile per il lavoro sulle vittime, ma pone l'accento anche sui rischi degli incontri protetti con il maltrattante nella logica di una protezione psicologica e fisica dei bambini e dei ragazzi.
Un altro aspetto che viene risottolineato con forza è la necessità della cura per evitare le conseguenze in età adulte che conosciamo, chi lavora con i bambini e i ragazzi le conosce molto bene e che deve partire da un'attenta valutazione dello stato psicologico e del trauma per individuarne poi i percorsi di cura più adeguati. L'interiorizzazione dei modelli malati e distorti che sono improntati sulla violenza e sul potere, che sono una delle conseguenze che conosciamo bene e quindi che dobbiamo scongiurare attraverso una crescita maggiore di una cultura del rispetto dell'altro e di azioni sempre più integrate fra tutti i soggetti istituzionali e non che si muovono intorno a queste situazioni. Quindi l'attenzione va posta anche alla prevenzione soprattutto dei fenomeni della violenza domestica e nella necessità di intercettare sempre più precocemente i segnali di disagio. Un altro aspetto che più volte viene sottolineato e non finiremo mai di sottolineare in questo nuovo documento è la necessità di un approccio multidisciplinare e la necessità di costruire delle sinergie di interventi integrati fra tutti i soggetti coinvolti per evitare quella che purtroppo spesso incontriamo che è una violenza di tipo istituzionale quando gli interventi non sono ben calibrati e interconnessi tra di loro. Accanto alla stesura delle linee guida, il CISMAI con l'Università di Bologna, il Centro Interdisciplinare di Ricerca sulla Vittimologia, ha condotto una ricerca sul campo con chi lavora direttamente sulle vittime. Quindi sono stati interpellati 33 centri CISMAI per avere un po' la fotografia dell'esistente e che poi la dottoressa Sicurella ci farà una sintesi. Ecco, i risultati sono interessanti e mostrano un po' uno spaccato. Se da una parte vediamo che c'è un'attenzione, una preparazione maggiore, sicuramente si risente di una situazione generalizzata di crisi del welfare a favore dei minori. Questo cosa significa? Che il punto ancora carente è il trattamento, è il sostegno, è la cura delle vittime e la riparazione della relazione con la madre. Questa situazione purtroppo è legata ancora a carenze oggettive di risorse. Concludo ringraziando la commissione scientifica che ha curato la revisione di questo documento, in particolare la sua referente Roberta Ruberti, Petra Filistrucchi di Artemisia, Anna Costanza Baldri che ha collaborato e che ringrazio e che ha curato la parte sugli orfani speciali, il consiglio direttivo e tutti i soci che hanno contribuito come sempre con la loro competenza e passione dandoci degli stimoli e integrazioni preziose. Questo nuovo documento rappresenta un piccolo grande traguardo per noi e vuole essere un contributo affinché cresca sempre di più la consapevolezza di tutti e la responsabilità nei confronti di queste drammatiche realtà e aumentino la competenza e l'impegno di affrontarle tutti insieme. Vi ringrazio. E do volentierissimo la parola alla dottoressa Filomena Albano. Grazie a Gloria Soavi, grazie a tutti quanti presenti oggi qui e grazie a CISMAI per la presentazione delle linee guida sugli interventi in materia di violenza assistita. Sono io felice di potervi dare il benvenuto e soprattutto sono felice che il mio benvenuto possa coincidere con la presentazione di questa nuova edizione delle linee guida, giornata importante nella direzione della sensibilizzazione in ordine a fenomeni di cui non si parla mai troppo a sufficienza. Passerei al punto fermo. Il punto fermo di cui per fortuna oggi parliamo è che la violenza assistita è una forma grave, gravissima di maltrattamento e danni dell'infanzia.
Sembra scontato, ma purtroppo non è stato così. Abbiamo assistito a forme di minimizzazione del fenomeno, gravi anch'esse, abbiamo assistito a forme di confusione tra la conflittualità familiare e la violenza assistita. Quindi bene partire dal punto fermo, che rappresenta anche il presupposto, la definizione che contiene, che è contenuta nelle linee guida in ordine a che cos'è la violenza assistita. Questo è il nostro punto fermo oggi. Anche perché, come la Presidente ricordava prima, la violenza assistita rappresenta in percentuale la seconda forma di maltrattamento ai danni dell'infanzia. Questo lo dice una ricerca condotta a Campione su alcuni comuni italiani da parte del CISMA e proprio con la collaborazione dell'autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza. Ci rendiamo conto che uno dei problemi grandissimi è quello dei dati. I dati, quando si parla di maltrattamento e danni dell'infanzia, sono un punto enorme di vulnerabilità del sistema italiano, un paese che non possiede una banca dati aggiornata in grado di monitorare il fenomeno del maltrattamento nelle sue varie declinazioni, perché ovviamente oggi ne parliamo di violenza assistita, ma il maltrattamento ha varie declinazioni, da quella psicologica a quella fisica, alle forme terribili di abuso sessuale e ai danni dell'infanzia. La mancanza di una banca dati che viene alimentata automaticamente è un ambito di vulnerabilità anche in ordine alla prevenzione del fenomeno, che è il primo obiettivo che ci dobbiamo porre. E anche perché su questo punto di vista ovviamente un conto è la banca dati dei bambini, dei ragazzi che sono in carico ai servizi sociali del territorio, un conto è quella relativa agli autori del crimine, anche perché un conto è quella relativa agli autori veramente denunciati e un conto quella relativa agli autori condannati. Quindi il problema della banca dati e dell'assenza di una banca dati organica nel nostro paese risente del problema della mancata automatizzazione, informatizzazione degli uffici giudiziari italiani, che rappresenta un punto di vulnerabilità grande. In ogni modo, dai dati che abbiamo a disposizione, che sono poi quelli più recenti, quelli proprio dell'indagine campionaria del CISMA e con la collaborazione dell'autorità garante, emerge che la seconda forma di violenza è danni dell'infanzia. Dei passi in avanti sono stati fatti, con la ratifica della Convenzione di Istanbul e anche qui con la previsione di un'aggravante specifica nel codice penale di maltrattamento commesso in presenza di persone di minore età. Non è ovviamente sufficiente, i problemi normativi ancora sul campo sono tanti, anche la mancanza di una fattispecie autonoma di reato, atteso che è prevista solo un'ipotesi di aggravante della pena, ma anche dal punto di vista non solo normativo ma operativo. È importante la rete per tanti soggetti coinvolti in questo fenomeno. E il primo elemento di criticità è appunto quello del mancato investimento sul welfare, quindi la rete dei servizi sul territorio deve essere una rete capillare, una rete rafforzata, e noi sappiamo bene che in questo momento così non è, perché sono i servizi sul territorio che sono in grado di intercettare precocemente le situazioni di fragilità familiare e sono capaci di intervenire in via preventiva, prima ancora che si verifichino episodi di violenza assistita ai danni dei bambini, nonché violenze ai danni della madre. Ma ovviamente c'è anche la rete medica, la rete dei pediatri, che anche essi sono delle sentinelle in grado di intercettare le situazioni di fragilità e di sofferenza dei bambini e dei ragazzi. E ci sono anche gli uffici giudiziari, ci sono i tribunali, gli operatori del mondo della giustizia, perché non dimentichiamo che gli episodi di violenza assistita
vita si verificano anche frequentemente, hanno anche un'escalation di violenza nel momento patologico della vita di una coppia, quindi nella fase della separazione o anche successivamente alla separazione, e sono quei momenti in cui occorre sensibilizzare anche gli operatori della giustizia a distinguere le ipotesi di conflittualità familiare dalle ipotesi di violenza assistita che interrompono il sinallagma della bigenitorialità, perché chiaramente sono uno dei presupposti per un affido esclusivo dei figli. Dico questo perché molto spesso anche in questo momento in cui si valorizza la bigenitorialità non si tiene conto che un sinallagma che si interrompe necessariamente di fronte a episodi di violenza che, ripeto, sono ipotesi di maltrattamento grave ai danni dell'infanzia. E in questa rete non possono mancare i protagonisti, che sono i bambini e i ragazzi. Ci si dimentica spesso di ascoltare loro, proprio loro. Quindi l'ascolto, sia nella fase dei procedimenti giudiziari, è importante che i giudici ascoltano i bambini e i ragazzi vittime di violenza, ma anche l'ascolto in contesti deformalizzati. Penso ad esempio ai gruppi di parola, a situazioni che consentono ai bambini e ai ragazzi di tirar fuori il loro vissuto, di ridare a loro la parola, perché la violenza assistita li rende muti e silenziosi. Quindi ritrovare le occasioni per sentire quali sono le esigenze dei ragazzi. E in questo l'autorità garante dell'infanzia e l'adolescenza che ruolo ha? Innanzitutto quello di darvi appunto il benvenuto in questa giornata e dirvi grazie per questa occasione di sensibilizzazione che avete offerto. E poi l'autorità garante è il soggetto che a livello nazionale nella frammentazione dell'esistente assolve impropriamente, ci tengo a sottolineare impropriamente perché non corrisponde al suo ruolo istituzionale, assolve a volte a una funzione di collante appunto tra questi vari soggetti, fra questa rete che ho tentato, sia pure sinteticamente, di ripercorrere in questa fase. Dico impropriamente perché ovviamente il suo ruolo è un ruolo di monitoraggio e promozionale, quindi non è assolutamente un ruolo di collante sul piano dell'amministrazione attiva. E nel ruolo di monitoraggio invece promozionale, l'autorità garante interloquisce ad esempio in ordine sia alla banca dati, quindi sta svolgendo, sta tentando faticosamente di assolvere al ruolo di interlocutore con chi nel nostro paese dovrebbe tentare di mettere a sistema un monitoraggio capillare su questi fenomeni, che rappresenta il primo presupposto per dirigere le azioni. E questo accade per la banca dati in materia di violenza assistita, ma anche, Gloria prima citava, i casi di bambini e ragazzi che in uno stesso giorno perdono entrambe le figure di riferimento parentali, quindi il fenomeno degli orfani speciali. Anche di quelli, i numeri che abbiamo sono appunto il frutto dell'impegno di vari professionisti, ma manca un sistema che rappresenti una fotografia esatta e alimentata automaticamente dell'esistente. E poi il ruolo dell'autorità garante è anche appunto il ruolo istituzionale di esprimere il parere sulle varie proposte di legge, di iniziativa parlamentare o governativa, e appunto in campo, tra le altre, c'è la proposta di legge in materia di orfani speciali che stiamo seguendo nel suo più o meno difficile iter parlamentare, e c'è la recente proposta che arriverà probabilmente Sandra Zampa, più recente nel tempo. Non abbiamo ruolo di prossimità sui territori, questo lo dico in relazione ai servizi che sono poi primi coinvolti direttamente nel fenomeno della violenza assistita.
vita. Abbiamo però il ruolo di presidente della conferenza nazionale di garanzia che riunisce i garanti regionali e delle province autonome che rappresentano un passaggio per arrivare agli enti territoriali e quindi una maggiore prossimità nei territori, e quella può diventare, e quella è il ruolo di raccordo e di scambio di esperienze di criticità che sta diventando sempre più importante. Vi saluto quindi dopo questa apertura iniziale, confidando che la giornata di oggi rappresenti un passaggio ulteriore di sensibilizzazione affinché i bambini da adulti ritornino a parlare, non siano più silenziosi. Grazie. Grazie veramente all'autorità garante che ha detto parole importanti, il suo ruolo è fondamentale per essere da stimolo anche da collante, e quindi noi le auguriamo di continuare il suo impegno, e per quanto ci è possibile noi siamo disponibili a continuare anche in questa collaborazione.